Dopo la crescita degli ultimi anni, la percentuale degli strumenti distribuiti da terzi sembra essersi attestata. Crede che la moda del multibrand sia ormai finita? No, io credo che non ci sia una bolla del multibrand. Credo al contrario che questo trend sia destinato a consolidarsi ulteriormente. Oggi l'investimento in Italia è fatto per l'80% circa in prodotti di bandiera o addirittura in obbligazioni della stessa banca. Questa è una cosa che in altri paesi, almeno quelli più evoluti dell'Italia, non si verifica. Il multibrand non soltanto, come dicevo prima, non è destinato ad esaurirsi, ma certamente è destinato a svilupparsi ulteriormente. Siamo solo in una prima fase. In questo momento c'è un po' di stallo perché è tutto il mondo del risparmio gestito ad esserlo, ma è solo un momento. Solo in Italia sono disponibili circa 13.000 strumenti di investimento. Copernico come aiuta i suoi professionisti a selezionare i migliori? Beh, intanto noi non ne abbiamo 13.000, ma ci fermiamo circa 2.200-2.300 circa. Abbiamo un sistema proprietario, il sistema legge non soltanto le performance, ma le volatilità, l'R quadro ed altre variabili considerate importanti. Il promotore finanziario, sulla base dello standing dell'azienda, sulla base di ciò che il cliente vuole, sulla base dei risultati passati, del total expense ratio, cioè dei costi, e sulla base anche della simpatia magari in termini di trasparenza o di commerciabilità che questi prodotti esprimono, almeno in termini di percezione da parte del promotore, in assoluta libertà sceglie. Siamo più o meno giunti alla fine del primo quadrimestre del 2012. Qual è il bilancio di Copernico SIM? Il primo quadrimestre ormai è quasi finito. Diciamo che il primo quadrimestre non è andato benissimo, ma non è andato neanche male. Continuiamo nel nostro trend continuativo di raccolta netta. L'utile più o meno si attesta rispetto al programmato. Abbiamo avuto la fortuna di avere un primo i due mesi dell'anno con una buona crescita del NAV, del portafoglio gestito. C'è un piccolo assestamento nelle scorse settimane, ma tutto sommato, grazie alle buone performance, teniamo abbastanza bene. Il turnover in Copernico è storicamente molto basso. Come riuscite a difendere i vostri professionisti dall'assalto dei competitor? Innanzitutto non li difendiamo, cioè si difendono da soli, stanno bene dove stanno e quindi non cambiano. Noi abbiamo un ottimo payout, paghiamo molto bene, insomma non abbiamo una rete piramidale, questo ci permette di competere. Non perseguiamo gli obiettivi aziendali come priorità, non abbiamo l'utile a tutti i costi, quindi il promotore finanziario fondamentalmente in Copernico ci sta bene. E di conseguenza non ha motivo di uscire. Abbiamo il multibrand, abbiamo un'assoluta assenza di politiche commerciali che molto piace ai colleghi che operano in questo settore, abbiamo un payout assolutamente adeguato e certamente competitivo rispetto alla concorrenza, grande libertà e tutto sommato anche buona stabilità. Questo piace e quindi non dobbiamo difenderci.